Eccoci, questa è la registrazione della riflessione. Cos'è una riflessione? Anzitutto saliamo e vediamo qui, proprio qui, l'occhio della telecamera. L'occhio della telecamera che vede e riprende questa nostra riflessione. Ci vuole un occhio spirituale, una visione da fuori, che sia capace di farci vedere tutto in modo nuovo. Ecco allora questo specchio dove troviamo ancora la nostra telecamera, che troviamo qui in cima, eccola qui, che troviamo anche la ripresa della nostra vita. Chiaramente è importante che noi vediamo la nostra vita in questa situazione. La riflessione cosa vuol dire? Come uno specchio, ecco lo specchio, lo vediamo qua. Lo specchio è importante che sia pulito, perché lo specchio tante volte cosa succede? Che non è pulito. E allora dobbiamo pulire lo specchio per avere una giusta, oggettiva e vera, autentica riflessione. La riflessione appunto dallo specchio. Nello stesso tempo, quando noi guardiamo allo specchio quello che siamo, cominciamo a vedere anche noi. Ecco allora lo specchio che ci fa rivedere noi stessi in modo nuovo. Noi stessi in modo nuovo attraverso un'altra dimensione, che è quella appunto specchiata. In questa dimensione specchiata, ciascuno di noi può riordinare la propria vita, mettere a posto i pochi capelli che ho, per esempio. Cercare di togliere le rughe, un po' difficile, cercare di rimettere in sesto la mia vita secondo l'immagine che deve avere, in verità. La riflessione, cioè guardarsi allo specchio, riconoscere che c'è uno strumento di osservazione da fuori di me, che è lo strumento, chiamiamolo, dello spirito di osservazione, nello stesso tempo, pulendo lo specchio, posso ottenere l'immagine sempre più oggettiva, sempre più vera di quello che sono. Ecco che allora anch'io, togliendo da me stesso tutta la situazione di rughe, di pochi capelli o capelli disordinati che ho, cerco di essere presentabile prima di tutto a me stesso e poi nello specchio rivedere quello che sono in verità, perché io potrei avere anche un'illusione di me stesso. Invece lo specchio mi fa rivedere in effetti quello che sono in verità. Per esempio, eccolo qua. Per esempio, vedete che c'è un naso un po' storto qua. Esempio, c'è una distrazione. Allora devo concentrarmi, raccogliermi meglio, mettermi a posto, sistemare, togliere lo sporco. La riflessione, cioè, mi invita a essere sempre più me stesso, a essere sempre più capace di interagire con la realtà per quella che lei è, la realtà, per quella che io sono, in verità. È un po' opaco questo specchio, bisognerà pulirlo per essere meglio me stesso, per essere più capace di incontrare la realtà per quella che è, non per quella che credo io che sia. E questo è l'augurio che faccio a me stesso e anche a ciascuno.